Cronaca della fuga. Se il portiere scompare, la parata è militare. C'è sta un portiere de carcio che pia un gosso su punizione che lo parava pure mi nonna. Allora infatti me sa, proprio per questo lo piano e l'arrestano e lo mettono dentro una casa con altre pippe che non sanno giocare. Che infatti in Argentina era proprio che così, che erano talmente malati de carcio che se non eri buono a giocare ti facevano le torture e ti facevano sparire. E infatti a sti ragazzetti li metto dentro un appartamento terribile, che infatti c'è sta una carta da parati che non si può vedere. E infatti per pietà gli mettono a tutti uno straccetto sull'occhi. Allora poi infatti gli dicono, ah regà, voi siete delle pippacce schifose, ma mo ci dovete di i nomi dell'altre pippe, che li famo cabrio, come a voi. Allora infatti poi i ragazzetti scappano tutti nudi in mezzo alla strada e si nascondono. Ma non giochino più. Che infatti, voi ricordate quella pippa dei Guglielmi in Pietro? E com'è che secondo voi non si vede più? Eh? Com'è? Com'è che non gioca più? E dai, dimmelo, e com'è? E come lo spiegate? Come te lo spieghi sto fatto? Eh? Allora, me lo dici? Non me lo dici? Non me lo dici.